Ed ora Piero da Mosso con il servizio sulle proteste degli studenti contro la legge Gelmini. Vediamo. Prima la pacifica manifestazione alla statale di Milano, poi alcuni gruppi danno vita ad un corteo non autorizzato per bloccare la stazione Cadorna. E qui gli scontri con polizie e carabinieri che reagiscono con i manganelli. I manifestanti sono un migliaio, premono, la carica impedisce l'ingresso nello scalo. I ragazzi con i telefonini girano queste immagini. Alla fine sei giovani contusi. Intanto la mobilitazione degli studenti continua. Oggi corteo di 60.000, secondo gli organizzatori, a Firenze. Una manifestazione senza incidenti. In migliaia a Napoli e a Palermo, mentre a Bologna c'è stato un lancio di fumogeni da parte di alcuni gruppi. La crisi dell'università è più grave dell'Alitalia, affermano una quindicina di rettori. Occorre iniziare al più presto una trattativa con il governo. Per rivedere il sistema di finanziamenti, ma avvertendo che i tagli drastici sono un grave problema per la tenuta degli Atenei. Il ministro Gelmini risponde agli studenti assicurando che si sta impegnando per riformare seriamente la scuola. Una scuola che dia lavoro e stipendi più alti per i docenti. È finita un'epoca, dice la Gelmini. La gente vuole una scuola migliore che elimini gli sprechi.